Il mercato ortofrutticolo è stato sempre il punto all'occhiello di Pagani. Non so da quanti anni i vari politici che si alternano ad ogni campagna elettorale ne parlano e ne fanno sempre battaglia per la propria campagna elettorale. A prescindere dal fatto che penso che nel mercato ortofrutticolo la politica debba uscirne fuori, perché il mercato va dato nelle mani degli operatori del settore che sanno come devono farlo funzionare. Era un'elite e oggi ci ritroviamo che non solo è diventato obsoleto, ma si rischia anche di non essere più competitivi. Io penso che il mercato ortofrutticolo di Pagani debba essere portato a livello europeo e che la politica debba starne comunque fuori. Questo è l'appello che io faccio e se anche i politici vogliono far parte di quella struttura, devono fare in modo di farla decollare, perché oggi a Pagani è l'unica risorsa che ci rimane, perché forse evidentemente i paganesi non vogliono bene la propria città. Io me ne rendo conto, perché aveva tanto, anzi i politici paganesi, non tanto i paganesi, i politici paganesi, perché si sono fatti sottrarre tutto quello che Pagani nel corso degli anni ha avuto. Oggi Pagani è diventata una città che non produce più.